Ho parlato della differenza tra digiuno intermittente e restrizione calorica nel video precedente e in tanti mi avete chiesto, sì, ma come si fa ad iniziare e come si fa ad applicarlo nella vita di tutti i giorni? Quindi eccomi qui con un esempio pratico di come fare il digiuno intermittente, in cui ti farò vedere come gestisco i pasti, come gestisco gli orari all'interno della finestra temporale in cui mangio e poi ti dirò come ho iniziato e gli errori da evitare. Il digiuno intermittente ha diversi benefici, di cui ho già parlato in alcuni video. Però, cercando su internet, devo dire che è davvero il circo, quindi bisogna stare attenti. Perché, oltre a cose dimostrate scientificamente, ci sono migliaia di benefici elencati che fanno apparire questo protocollo come la panacea per tutti i mali. Quindi, come sempre, va usato il buon senso. E in più bisogna saper ascoltarsi e vedere come reagisce il nostro corpo, perché siamo tutti diversi e quindi magari un beneficio che per me funziona, per te non funziona, oppure uno per te funziona e per me no. Quindi ascoltarsi sempre. Tanti iniziano a farlo per dimagrire, tanti lo fanno per un discorso legato alla longevità, vista la rigenerazione cellulare conseguente ad uno stress che provoca una risposta adattativa all'interno del nostro corpo, e altri ancora lo fanno per un discorso legato alla forza di volontà e all'autocontrollo. In circa 2 anni che sto seguendo questo protocollo, i benefici che ho riscontrato sono svariati. Per quanto riguarda il fisico, sono riuscita ad ottenere una ricomposizione corporea, aumentando la massa magra senza mettere su massa grassa. Ho tempi di recupero più brevi, ovvero il giorno dopo un grande allenamento non ho tanti dolori muscolari, oppure se ce li ho spariscono dopo pochissimo tempo, e in più un'altra cosa che ho notato è che sono meno gonfia. A livello mentale ho più energia e concentrazione. La mattina sono quasi iperattiva e tipo quando devo studiare ho un grande focus mentale perché sento che il mio corpo canalizza tutta l'energia lì, non essendo impegnato nella digestione, che come sappiamo richiede un grande afflusso di sangue. E ne è un classico esempio l'abbiocco post pranzo, che penso l'abbiamo provato tutti. A livello, diciamo, spirituale, invece, il digiuno intermittente mi ha permesso di diventare meno ossessionata dal cibo. E questo, per una come me, che viene da un passato in cui ho sofferto di disturbi alimentari, è un grande traguardo ed è una cosa a cui do un grande valore. Non conto più le calorie, non peso gli alimenti, non faccio niente di queste cose ossessive legate al cibo, ma riesco a mangiare in maniera intuitiva, ascoltando il mio corpo. In più, un altro bonus è quello che, mangiando meno pasti, risparmio del tempo nella preparazione. E ora veniamo alla pratica. Il digiuno intermittente può essere fatto in diversi modi, ma quello più comune è il digiuno cosiddetto 16-8, ed è quello che faccio io, ovvero mangio in una finestra temporale di 8 ore e per le restanti 16 digiuno. È chiaro che ognuno può scegliere per se stesso in quali ore mangiare, e per come è fatta la mia vita ho deciso che le ore in cui mangio vanno dall'ora di pranzo all'ora di cena, cioè in sostanza salto la colazione. Altri invece preferiscono saltare la cena, quindi fanno colazione e pranzo e la finestra temporale in cui mangiano va dalle 7 di mattina alle 3 del pomeriggio, ad esempio. Per come sono fatta io, diciamo che penso che non riuscirei ad andare a dormire con lo stomaco vuoto, quindi ho deciso di, appunto, mangiare la cena. E anche per una questione sociale, diciamo che a fare colazione fuori non è che sia molto comune come cosa, invece andare a cena fuori sì. Pertanto, scegliendo orari del genere, non mi trovo in difficoltà quando degli amici mi chiedono di andare a mangiare fuori, ma posso invece dire di sì e andare a mangiarmi sta pizza. Quindi ognuno può scegliere, in base alle proprie esigenze, in quali 8 ore mangiare, e anche il numero di pasti varia da persona a persona. C'è chi fa più pasti piccoli all'interno delle 8 ore e chi ne fa di meno ma più sostanziosi. A me piace mangiare in maniera abbondante, quindi ne faccio 2, ovvero pranzo e cena, e occasionalmente faccio anche una piccola merenda. Visto che faccio 2 pasti, solitamente ne faccio uno dolce e poi uno salato la sera. Però varia molto dalla giornata, da come mi sento, da ciò che ho voglia. Ma torniamo un attimo indietro. Inizio la giornata bevendo un bicchierone d'acqua e questa è una cosa da non sottovalutare. Sembra banale perché la classica cosa del bere tanta acqua è detta estradetta, ma soprattutto durante la fase di digiuno è importantissimo idratarsi adeguatamente. Poi la mattina quasi sempre mi faccio un caffè oppure a volte un tè nero. Buongiorno.
Qua un errore che in molti fanno è quello di aggiungere dello zucchero oppure del latte, andando così a rompere il digiuno. Perché qualsiasi cosa che contenga calorie, che sia in forma liquida o solida, fa uscire il nostro corpo dallo stato di digiuno, andando di conseguenza ad annullare i benefici che ne derivano. Ciò vuol dire no bevande zuccherate, no succhi, no latte vegetale e quant'altro, niente di niente, perché sennò ovviamente si va a rompere il digiuno mangiando. Un'altra cosa molto importante ma meno scontata riguarda la questione integratori. Infatti le pastiglie, integratori, aminoacidi e addirittura qualche dolcificante vanno a rompere il digiuno perché creano una risposta metabolica all'interno del nostro organismo, quindi vanno evitati. Meglio prenderli durante la finestra temporale in cui si mangia, così si è più tranquilli. Solitamente mi alleno a digiuno perché, come ho detto prima, ho più energia e a supporto di questa cosa pensiamo a cosa succede nel regno animale. Quando gli animali sono affamati, hanno tutta l'energia necessaria per andare in cerca di cibo oppure a cacciare la loro preda. E sarebbe un controsenso se non fosse così, giusto? Inoltre, allenarsi a digiuno ha tutta una serie di vantaggi legati all'ossidazione lipidica, visto che le scorte di glicogeno sono inferiori rispetto al resto della giornata in cui mangiamo. Data la relativa carenza di glicogeno nel sangue, allenarsi in queste condizioni promuove un maggiore consumo di grassi come fonte di energia. Parlando di che cosa bevo o non bevo durante l'allenamento, diciamo che se ho superato le 14 ore circa di digiuno, durante l'allenamento mi bevo i BCAA, vegani ovviamente. Una cosa importantissima quando si fa il digiuno intermittente è mangiare a sufficienza. E non cibi a caso, ma cibi altamente densi di nutrienti. Quindi cerco di assicurarmi di avere sempre a tutti i pasti tutti e tre i macronutrienti, ovvero carboidrati, proteine e grassi, e possibilmente anche una buona dose di micronutrienti, quali vitamine, minerali. Quindi per esempio in questa bowl che mi mangio oggi per pranzo ho messo fiocchi d'avena, semi di chia, semi di lino, proteine vegane in polvere, cocco, bacche di goji, melograno, noci e semini vari. Sono appena tornata a casa dalla palestra, mi sono già docciata e preparata per andare a lezione, ma prima mi bevo la mia dose di kombucha giornaliera e poi mi prendo una piccola merenda oltre al pranzo con due mandarini e un cacomela che è di stagione e io lo adoro. E allo stesso modo una cena bilanciata e completa la faccio con dei piatti del genere. Questo è composto da un letto di radicchio variegato, patate dolci come fonte di carboidrati, fagioli in sugo di pomodoro come fonte di proteine, mezzo avocado più l'altra metà sotto forma di salsa come fonte di grassi. Piccola parentesi, se vi piacerebbe vedere che cosa mangio in un giorno, specialmente quando ho poco tempo, fatemelo sapere in un commento qui sotto, così magari registro un video dove vi mostro tutto quanto. Detto ciò, mangiando in una finestra temporale ristretta, si può incorrere nel rischio di creare uno squilibrio tra introiti e consumi. Il che va bene se si vuole perdere peso, ma se si vuole aumentare di peso oppure mantenerlo, bisogna assicurarsi di mangiare abbastanza. E in ogni caso, questo vale sempre, bisogna assicurarsi di mangiare cibi nutrienti, per evitare le carenze. E ora probabilmente ti starai chiedendo, sì, tutto bello, hai spiegato tante cose, ma come si inizia? Come faccio ad abituare il mio corpo a digiunare? La risposta qui è molto varia e ampia, perché il corpo di ognuno di noi è diverso e quindi troveremo la risposta solamente nel provare. Fare dei test, provare una cosa, provare un'altra e vedere come reagisce il nostro corpo. Io nella mia vita ho sempre fatto una colazione abbondante, da brava allieva della scuola secondo cui la colazione è il pasto più importante della giornata. O ancora, colazione da re, pranzo da principe, cena da povero. L'hai sentita anche tu ste cose? Immagino di sì, ma poi nella realtà non hanno un riscontro scientifico. Quindi se si è sempre fatto così, come facciamo ad abituare il nostro corpo a qualcosa di diverso? La cosa migliore è farlo pian piano, ovvero fare un passaggio graduale da quello che facevamo prima a quello che vorremmo fare come obiettivo finale, quindi diciamo obiettivo finale digiuno intermittente. Quindi andando a restringere gradualmente la finestra temporale in cui si mangia, iniziando con per esempio 12 ore di digiuno, che poi detto così 12 ore sembrano tante, però in realtà si tratta semplicemente di spostare un po' più in là la colazione, perché se ci pensi 8 ore solitamente uno dorme. Io 2 anni fa ho iniziato facendo una specie di brunch verso le 10 di mattina a 13 ore dal pasto precedente, quello della sera. E ho fatto così per circa 2 settimane. Poi, invece di questo brunch, ho iniziato a mangiare solo frutta.
Comunque mangiavo abbondantemente frutta, quindi tipo 4-5 pesche oppure un melone. E mi ricordo che in quel periodo ero a Valencia e a volte mi portavo sti meloni che lì li compravo dal fruttivendolo che avevo sotto casa ed erano dolcissimi, strabuoni. E ogni tanto me li mangiavo tra una lezione e l'altra ed ero al Politecnico di Valencia, perché facevo ingegneria, a mangiarmi sto melone gigante lì sul prato e non oso immaginare che cosa pensavano gli altri studenti vedendomi. Vabbè. Comunque, dopo questo periodo di transizione in cui mangiavo questa specie di colazione brunch tardi, in cui mangiavo solo frutta, mi è venuto naturale avere sempre meno fame la mattina finché ho proprio eliminato del tutto la colazione, arrivando al punto, come faccio ora, di bere semplicemente un caffè oppure un tè. Ovviamente lo ribadisco. Caffè e tè non vanno zuccherati, non va aggiunto il latte, non va aggiunto niente di calorico, perché sennò si rompe il digiuno. Quindi il mio primo pasto è il pranzo e poi l'ultimo la cena, l'ultimo o secondo, e generalmente inizio a mangiare intorno alle 13 o 14 per finire di mangiare alle 9 di sera. Nel corso del video ho già menzionato qua e là alcuni errori da evitare, ma un'altra cosa importantissima quando si parla di digiuno intermittente e che non bisogna assolutamente trascurare affinché questa cosa funzioni, affinché questa cosa diventi uno stile di vita, è la flessibilità. Infatti non c'è nulla di più sbagliato dello stare lì a contare sull'orologio i minuti che mancano al momento in cui possiamo andare a rompere il digiuno. Bisogna essere flessibili, non rigidità mentale, non stressarti sull'orario perché altrimenti diventa un'ossessione e non stressarti sul cibo. Prova, fai dei test, fai dei cambiamenti, vedi che cosa funziona per te e vedi che cosa meglio si adatta a quello che è il tuo stile di vita, i tuoi orari, il tuo lavoro e la tua famiglia. E ricordati che siamo tutti diversi, quindi non c'è una cosa sola che va bene per tutti, però provare e testare è l'unica soluzione che abbiamo per capire che cosa funziona meglio sul nostro corpo e ascoltarsi sempre. E sii paziente, non aspettarti cambiamenti assurdi dopo una settimana, perché come in tutte le cose, i risultati che si ottengono in breve tempo sono anche quelli che se ne andranno per primi, ovvero dureranno per poco. Perché consistency is key, che detto in inglese fa molto figo e sembra quasi una frase da guru, ma in italiano è meno poetica ma altrettanto sacrosanta, ovvero la costanza è la chiave. E vale nello sport e nella forma fisica così come nella vita. Nel frattempo che sto registrando sto video è già diventato buio perché ormai il sole tramonta alle 4 e mezza. Aiuto, io odio questa cosa, ho bisogno del sole. Vabbè, spero che questo video ti sia stato utile, se così metti un pollice verso l'alto. E hai già provato o ti piacerebbe provare il digiuno intermittente? O pensi che sia una cosa che non fa assolutamente per te? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, iscriviti al canale, attiva la campanellina, così ci vediamo al prossimo video. Un bacio!